Cari amiche e cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Stasera abbiamo il piacere di ospitare Flavio Luciano, che è il direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Cuneo e anche delegato regionale per la pastorale sociale, e Alessandro Svaluto Ferro, direttore diocesano della Pastorale Sociale e del Lavoro di Torino e vicepresidente della Fondazione Operti. Come tutte le settimane, con noi anche il nostro esperto di previdenza, Giorgio Melelli. Quindi, se volete chiamare per fare le vostre Buonasera. domande, potete farlo, il numero è sempre lo stesso, 011 95 75 798. Benissimo, direi di cominciare subito questa puntata chiedendo ai nostri ospiti di spiegarci che cos'è la pastorale sociale, la pastorale del lavoro, perché magari non tutti le conoscono. Buonasera, inizio io. Allora, la pastorale sociale del lavoro è l'attenzione e la presenza della Chiesa nel mondo del lavoro. Vuole essere l'espressione di un'attenzione che la Chiesa ha e di un desiderio profondo della Chiesa di essere fedele al suo Signore. Quando hanno chiesto a Gesù perché sei venuto, lui ha risposto a Giovanni 10:10, perché tutti abbiano vita e vita in abbondanza. Quindi con la sua vita, la sua pratica, Gesù ha fatto capire che al centro della sua vita c'era la persona umana. E con un desiderio profondo, che è il desiderio di Dio, che la vita umana sia vissuta in pienezza, e questo deve essere per tutti. E sappiamo che il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo. Quindi da sempre la Chiesa ha avuto questa attenzione e questa presenza. E allora, poi a un certo punto, prima ricordavamo la presenza, per esempio, dei preti operai, la Chiesa piemontese, soprattutto la chiesa di Torino, ma anche altre chiese, penso ad Alba, sono state chiese in cui questa presenza di preti operai è stata fermento di vita nuova. Poi negli anni 70, precisamente nell'anno 75, allora la Chiesa ha voluto organizzarsi proprio creando anche un ufficio. All'inizio era l'ufficio del lavoro, l'ambito del lavoro. Guardava soprattutto questo ambito. Poi nel 92 già è un po' cambiato, perché non c'era più solo l'attenzione all'ambito del lavoro, ma anche quello della politica e quello dell'economia. Poi, Ecco, quindi uno sguardo più esatto, uno sguardo largo più sulla società. ampio, una comprensione che in fondo i temi sono legati. Poi con l'anno 2000 era presente nella Chiesa italiana anche la Commissione Giustizia e Pace. E allora è stata integrata. Allora adesso il nome dell'ufficio è un nome molto lungo, è Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro, Giustizia e Pace e ultimamente anche Custodia del Creato. Quindi le attenzioni che questo ufficio ha, che questa pastorale ha, è un po' a tutti questi ambiti. Quindi se volete le cose che noi facciamo sono anche tante. Sicuramente appunto un campo di azione molto ampio. Sì. Quali sono proprio le attività che voi seguite? Allora, il nostro impegno è di aiutare le nostre comunità, essere attente. Ultimamente abbiamo avuto, poi so che ne parleremo, la settimana sociale dei cattolici in Italia, e lì Bassetti, che è diciamo che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, diceva che insomma le nostre comunità non possono fermarsi alla liturgia, alla catechesi, alle processioni, alle devozioni. E quindi devono essere delle comunità attente sul territorio, cioè di cristiani cittadini autentici, che con coerenza alla propria fede si danno da fare e a partire dalla novità del Vangelo che dovrebbe essere dentro di loro, cercano di costruire quella società giusta, quella società fraterna. Quindi il primo compito nostro è quello di aiutare le nostre comunità ad avere questa attenzione, questa sensibilità, a essere, come ci ha invitati Papa Francesco, lievito sociale sul nostro territorio. Allora, per questo creiamo dei corsi di formazione, per esempio, perché l'insegnamento sociale della Chiesa o dottrina sociale della Chiesa è molto poco conosciuta, dico la verità, anche da noi preti.
e quindi cerchiamo di creare dei momenti di formazione. Poi dopo accompagniamo per esempio quelli che sono le associazioni, cioè pensiamo con loro che cosa si può fare. Ecco la CISL per esempio, penso alle ATLI, penso a COF Cooperative, cioè cerchiamo di, insieme di camminare e di capire come costruire anche percorsi lavorativi buoni. E poi i problemi che nascono oggi come oggi, e poi sarà soprattutto Alessandro che ne parlerà, la questione dei giovani. Viviamo in un paese dove i giovani insomma stanno vivendo un momento difficile, si parla che non è un paese di giovani. Allora cosa possiamo fare? Perché le nostre comunità siano anche attenti, accompagnino anche i giovani, che nei percorsi formativi anche questo aspetto del lavoro sia presente, e poi animiamo tanti altri momenti legati a questi ambiti, anche l'ambito della giustizia, l'ambito della custodia del creato, quindi dell'ambiente. Ecco, benissimo, quindi un impegno proprio a 360 gradi nella vita sociale. Veniamo allora proprio alla settimana sociale di Cagliari, che si è svolta a settembre se non erro, e che aveva proprio al centro i temi del lavoro. Voi ovviamente avrete partecipato, e quali sono le conclusioni che sono state tratte da questa settimana di lavori? Allora, siamo stati sia sottoscritto che Alessandro, e siamo andati ognuno con altri membri delle nostre diocesi. Chiaramente la diocesi di Torino ne aveva ben di più, essendo una diocesi molto più grande. Le altre diocesi andavano con due membri e non di più. Il tema, il lavoro che vogliamo, un lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, quindi la centralità era sul lavoro. Allora, Cagliari è stato un momento di un percorso. C'è stata una metodologia che ha accompagnato la preparazione, il momento, e che adesso deve continuare, che è quello di metterci in ascolto dei territori. Questo è stato qualcosa di estremamente importante. Cioè, in momenti di crisi, in momenti di difficoltà, ci siamo detti, ma c'è già qualcuno, magari sui nostri territori, che insomma, imprenditori, cooperative, o politiche pubbliche di amministrazione, oppure scuole sul rapporto scuola-lavoro, che hanno creato qualcosa di bello. Che cosa c'è stato? Allora c'è stata una grande ricerca. E ogni diocesi, ogni territorio ha presentato qualche chicca, a volte proprio una tra le tante. E per cui a Cagliari noi abbiamo riflettuto a partire da questa ricchezza che è già presente nel nostro paese. Quindi è stato un momento di speranza. Siamo usciti da Cagliari, cioè con una coscienza nuova delle nostre responsabilità. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo anche incontrato i responsabili, abbiamo incontrato il primo ministro Gentiloni, abbiamo incontrato chi rappresenta l'Europa, Tajani, e a loro si sono fatte delle richieste. Però al di là di quello c'è stata una volontà forte di ritornare sui territori, di continuare questa ricerca, di metterci in dialogo con le forze sane del territorio per cercare di costruire dei percorsi, cioè la concretezza. Benissimo, ci interrompiamo un attimo perché abbiamo già in linea la prima telefonata di questa sera, poi però torniamo ad approfondire questi temi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signora, da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica. Volevo domandare al signor Melli. Io ho 56 anni e ho 37 anni di contributi. Ho iniziato a lavorare a 17 anni, poi ho interrotto 2-3 anni, comunque poi adesso lavoro in una fabbrica di Torino, di automobili, famosa fabbrica di Torino. Volevo sapere più o meno a che età potrei andare in pensione. Ah, dunque, lei non è una lavoratrice precoce, anche se ha fatto un anno prima del 19° anno, perché sì, svolge un'attività che non è nel famoso elenco delle 15 attività che danno questo beneficio. Sì. Per cui lei a oggi, poi vedremo nel 2019 cosa succede, a oggi lei va con 41 anni e 7 mesi, per cui gli mancherebbero 4 anni e 7 mesi. Ah, pensavo di più, perché mi avevano detto addirittura 43 anni. No, aspetti,
Io le ho detto aspettiamo il 2019. Certo, saranno stime sul 2019. Perché il 2019 c'è il salto dell'aspettativa di vita. Ecco. Per cui quelli che fanno un lavoro balordo, chiamiamolo così, non hanno aumenti. Dei 15. Voi dovreste avere l'aumento di 5 mesi. Sì. Per cui dovrebbe andare la sua pensione a 42 e 3 mesi. Sì. Vediamo, è una cosa che purtroppo ogni due anni dobbiamo attenderci, se la nostra vita aumenta, dobbiamo attenderci anche l'aumento dell'età pensionabile. Ma mi chiedo una cosa, come mai se io lavoro, chiedo scusa. Prego. Se io lavoro in una fabbrica praticamente in catena di montaggio, non è stato messo come lavoro usurante il lavoro in fabbrica in catena di montaggio? È una bella domanda che sono contento che l'abbia girata a me, ma io direi che lei deve girarla ai suoi responsabili sindacali chiedere perché non sono riusciti a mettere la catena di montaggio, che noi sappiamo quanto è balorda e quanto è stressante, non sono riusciti a metterla come lavoro usurante. Usurante. Diciamo che... Poi è vero che secondo me queste, diciamo, queste attività non sono congelate, se ne può sempre aggiungere, però è chiaro che ci vuole da parte delle organizzazioni un po' di la pressione, forza, esatto, la forza per far inserire nelle eventuali leggi future anche altre lavorazioni. Oggi come oggi lei dovrebbe andare a 41 e 10 mesi, nel 2019 42 e 3 mesi, e poi vediamo cosa succede. Ma mi auguro che non aumenti più di tanto. Speriamo, ok? Va bene, la ringrazio. Prego signora, grazie, buonasera. Grazie a lei signora, continui a seguirci. Benissimo, allora riprendiamo invece la nostra conversazione. Volevo chiedere allora ad Alessandro di raccontarci qualcosa della sua esperienza con i giovani, perché anche questo è un capitolo molto importante. Sappiamo appunto che la situazione oggi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è complicata, però voi siete impegnati anche in questo campo e proprio nel mese di ottobre avete organizzato un'iniziativa ad hoc. Sì. Sì, beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un'occasione, ce lo siamo detti anche con Flavio, di poter parlare della pastorale sociale. È sempre complicato, no? Raccontare che cos'è la pastorale sociale, che cosa fa. Diciamo che in questi ultimi mesi, un anno e mezzo, anche attraverso l'azione del nostro vescovo a Torino, Monsignor Nosiglia, abbiamo un po' messo, come dire, al centro della nostra attenzione la questione giovanile, che, come dire, è un dato di emergenza certamente nel nostro paese, anche nel nostro territorio torinese, che secondo diversi rapporti, non ultimo quello del Centro Einaudi, il rapporto Rota, dire, il fenomeno sta assumendo dei trend che sono più simili a, come dire, a situazioni del sud Italia anziché alle sorelle del nord, mettiamola così, su Torino città o Torino provincia. Quindi, come dire, il fatto di aver messo in agenda questo tema è anche dovuto al fatto che ci siamo resi conto di un'emergenza, che non è solo data dall'analisi, ma dalle esperienze. Diceva bene prima Flavio il tentativo di sensibilizzare le comunità, no, le parrocchie, le associazioni attorno a questi temi. E abbiamo notato da loro, dalle esperienze di contatto, quanto sia problematica questa dimensione. Allora abbiamo deciso insieme a una serie di realtà che hanno un po' accettato la sfida lanciata dall'arcivescovo all'interno del percorso dell'Agora Sociale, di mettersi attorno a un tavolo e capire come mettere le mani in pasta su questa questione. Abbiamo deciso di intraprendere una strada, di guardare un punto di vista particolare, perché il tema è complicato. Quando si parla di giovani il rischio è di interpretarli come una categoria omogenea, quasi come una classe sociale. In realtà l'unico elemento che condividono è la dimensione anagrafica, esatto. Invece, come dire, hanno percorsi, esperienze profondamente diverse, dimensioni culturali, provenienze familiari, percorsi di qualificazione che li rendono in realtà disomogenei. Abbiamo fatto una scelta di partire dalle fragilità più forti, abbiamo deciso di indagare questo campo dei NEET, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, attraverso delle azioni di sperimentazione che coinvolgono 5 territori della nostra diocesi: Rivoli, Collegno, Settimo Torinese, Mirafiori Nord e ultimamente si è aggregata anche Falchera, dove tenteremo di aggregare questi ragazzi e di fare una proposta di valore educativa che però parte dal lavoro,
dal lavoro come idea che questa esperienza può essere un'esperienza che educa, perché uno dei grandi problemi del nostro paese è che l'esperienza di lavoro viene posticipata, no? Cioè adesso c'è tutto questo tema dell'alternanza scuola-lavoro che in realtà tenta, no, di coniugare, esatto, certo, la dimensione formativa, io direi più educativa, con quella del lavoro, no? Dove il tentativo è di dire che quella esperienza è un'esperienza di apprendimento più che di formazione tecnica. Certamente nell'esperienza del lavoro c'è anche la formazione tecnica, ma c'è anche una formazione di senso, no? Dicevamo prima, questo aspetto educativo. Quindi abbiamo costituito, come dicevo, questo comitato che ha ideato questa esperienza del laboratorio giovane del lavoro, abbiamo fatto un convegno di apertura, di presentazione del progetto, ma soprattutto di riflessione attorno a questo tema, dove abbiamo cercato di mettere insieme visioni diverse, imprese, comunità, educatori, orientatori, perché abbiamo bisogno di una prospettiva che abbiamo chiamato un po' policentrica, no? Cioè che guarda da diverse angolazioni a questa questione. Nel laboratorio l'idea è di coinvolgere fortemente anche la dimensione delle imprese, no? Non tanto solo come accoglienza, no, caritativa di persone che fanno fatica, ma soprattutto di investire le imprese di un ruolo nuovamente sociale, ma direi educativo, no? Di essere partecipe di questa filiera progettuale in modo consapevole, no? Di dare un'opportunità soprattutto educativa, di formazione, come dicevamo poc'anzi. Quindi è un tentativo, una sperimentazione che ha anche l'ambizione, come dire, di ricerca, di integrare e indicare anche ai decisori pubblici e privati che si occupano di politiche attive del lavoro, di indicare delle strade future, no, per forse innovare le policy su questo tema, perché è un'urgenza, un'emergenza che credo che siano gli stessi giovani a toccare con mano. Certo, assolutamente molto importante. Anche Don Flavio sta portando avanti un progetto su questo tema. Ma, sì, allora... potrei dire due parole sul progetto Policoro, che è un progetto molto interessante, un progetto che ha una storia. Ecco, dopo il convegno di Palermo, che era stato un convegno della Chiesa italiana in cui, negli anni 90, in cui fatto proprio nel sud, si era messo al centro un'attenzione particolare a chi fa fatica, i poveri, si era parlato di scelta preferenziale dei poveri, come ne abbiamo parlato adesso, a Cagliari, grazie a un sacerdote del nostro territorio, era della diocesi di Torino, Mario Perti, era nato a Savigliano, è nato questo progetto Policoro, una piccola cittadina dove si erano incontrati i responsabili di tre pastorali, la pastorale del lavoro, la pastorale della gioventù e la Caritas, e insieme si sono detti come possiamo mettere insieme le nostre mission, i nostri saperi, per cercare di, come Chiesa, anche dare delle risposte concrete ai giovani che sono senza lavoro, che a volte al lavoro non sono mal pagati, i problemi di ieri che continuano oggi, nei problemi di oggi. Ed è nato un cammino che ha portato molti frutti. Sono centinaia e centinaia le cooperative, le piccole iniziative, grandi iniziative che sono nate nel sud d'Italia. Adesso, in un momento particolare, si è deciso anche di investire nel nord Italia. Chiaramente in un contesto diverso, questo progetto si deve un pochettino ripensare. Ma noi l'abbiamo preso sul serio e sono in questo momento quattro diocesi che stanno facendo un po' anche come laboratorio. La diocesi di Torino, la diocesi di Biella, la diocesi di Vercelli e la diocesi di Cuneo. E, allora, sono nati in queste diocesi dell'equipe, delle tre pastorali. Insieme si è cercato di pensare un pochettino come portare avanti un progetto. Si è scelto un giovane. E allora alcune diocesi camminano già più avanti, per esempio la diocesi di Torino, tra l'altro è anche inserita nel progetto Policoro di Torino, è anche inserito in questo percorso. La diocesi di Biella ormai già alcuni anni hanno portato avanti delle attenzioni particolari proprio nel rapporto scuola e lavoro, con varie iniziative anche di ascolto dei giovani e di accompagnamento nel mondo del lavoro. Le altre diocesi si stanno muovendo, ma sono dei segni concreti di un'attenzione che la Chiesa vuole avere ai giovani e anche di un'attenzione al mondo del lavoro, perché sappiamo che tante volte i nostri giovani lavorano ma sono mal pagati o non sono neanche pagati, sappiamo di questa immigrazione forzata di tanti giovani, anche se nella loro indole muoversi ed è bello uscire per poi poter ritornare, ma sappiamo che molti non lo possono vivere.
E sappiamo che per questo il nostro, non possono ritornare, e per questo il nostro territorio si sta impoverendo, la nostra società si sta impoverendo, e questo è un problema serio della nostra società, del nostro paese, a cui noi vogliamo anche contribuire per trovare una soluzione. Va bene, grazie. Ci interrompiamo un attimo perché è arrivata un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Buonasera, volevo fare una domanda al signor Melelli. Sì, prego, ci dica, signora. Niente, volevo sapere per mio marito, che è un esodato, se c'era qualche novità. Adesso ha 59 anni e ha 35 anni di lavoro. Ha smesso di lavorare nel 2011. C'è qualche novità? Non so. No, gli esodati non ci sono più. No, ecco, sì. Con l'ottava tranche, l'ottava tranche degli esodati è finito. Io non lo so, ma non ho sentito nulla. Se c'erano dei parlamentari che, secondo loro, c'erano ancora delle persone che non avevano la pensione e non lavoravano, per cui bisognava rimettere mano, almeno, dicono, ai soldi risparmiati degli esodati. Però in questa legge finanziaria non c'è nulla per gli esodati, per cui ho la sensazione che per suo marito non ci sia nulla. E quindi deve aspettare i 64 anni o i 67, quello che sarà? 67. No, il problema, lui potrebbe andare con l'APE sociale, ecco. Perché però deve avere 63 anni, perché 60. Lui è un disoccupato che ha usufruito dei 2 anni di NASPI, sì. Dopo 3 mesi, con 63 anni di età e 30 anni di contributi, uno può andare in pensione. Però deve avere 63 anni. Ah, ecco. Lui ne ha 35 di contributi, per cui quindi va da bene. Va bene, però... Manca il requisito dell'età. Manca l'età dei 63, esatto. Ho capito. Va bene. Ok, grazie. Prego. Grazie a lei, signora. Buonasera, auguri a tutti. Buonasera, grazie anche a lei. Grazie altrettanto. Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove volevo ci chiama? Volevo parlare un attimino con il signor Melelli. Sì. Volevo una conferma più che altro da un esperto come lui. Signor Melelli, mi ascolti, lei mi conferma che per tutto il 2018 per le donne dipendenti il requisito è 41 e 10 mesi? Sì, sì. Ok, perché io le chiedo questo. L'aspettativa di vita non sale adesso a gennaio, salirà... Quindi a tutto il 2018 sono 41 e 10? Esatto. Ok, esatto. E qui non ci piove. Prego. Salirà nel 2019. Esatto. D'accordo, io le chiedo questo. Mia moglie al 30 aprile 2018, sì, mi segua, sì, ha 41 anni, ha 41 anni di INPS, mi faccio finire, ok? Sì. Poi nel lontano 76 ha lavorato 10 mesi in RAI, quindi ex EMPAL. Sì. Quando può andare in pensione? Quando fai 41 anni e 10 mesi sommando, sì, l'EMPAL. Prego? Sommando l'EMPALS. Ecco, non dobbiamo fare nessuna ricongiunzione. No, deve chiedere il cumulo gratuito. Sì, ok. Perché mentre prima c'era la ricongiunzione onerosa, bla bla bla, sì, con la riforma dell'altro anno, la finanziaria dell'altro anno, sì, siamo riusciti a strappare il cumulo gratuito. Ok. Per okay. cui io posso lavorare in 60 enti o gestioni che non devo pagare più niente. Faccio la somma di tutti i contributi. Di tutti i contributi. Esatto. Quindi non dobbiamo fare nessuna ricongiunzione. Quando fa la domanda, chiede che venga applicato il cumulo gratuito. D'accordo, chiaramente dobbiamo muoverci un attimino prima per il certificativo, no? 3 mesi prima almeno, no? Certo, certo, okay, certo. Quindi come anzianità vale anche l'exempel? Assolutamente sì. Assolutamente sì. No, perché le spiego, mia moglie si è fatta una simulazione sullo smartphone, no? Sì. Solo questo, poi ho finito. E lo smartphone è da 41 e 11, come mai? Ma non esiste, non esiste. Non è, cioè non è attendibile questa cosa. No, 41 e 11 non esiste. No, è preoccupato perché dice, se smetto un mese prima non vado più in pensione. No, è 41 e 10 su questo non ci piove. 41 e 10 a tutto il 2018. Tutto il 2018. Va bene, la ringrazio. Prego, buonasera. La ringraziamo e la salutiamo. Buona serata a tutti, buona serata. Grazie. Ecco, abbiamo detto prima, quando l'ho presentata, che lei, Alessandro, è anche il vicepresidente della Fondazione Operti. Adesso anche Don Luciano lo ricordava. Ci vuole dire di che cosa si occupa questa fondazione?
Ma Fondazione Operti è l'ente strumentale dell'Arcidiocesi di Torino che si occupa appunto di dare concretezza a tutte le questioni che abbiamo raccontato, no? Per la pastorale sociale del lavoro e gli altri uffici che compongono l'area sociale della diocesi. È nata circa 10 anni fa su volontà del Cardinal Poletto e su, come dire, richiesta forte dell'epoca direttore della pastorale sociale, che era Don Gianni Fornero, per tentare di, come dire, rendere operative alcune questioni. La Fondazione Operti oggi lavora su 3 grandi temi e sono diventate le 3 linee operative su cui operiamo: lavoro, casa e microcredito, tradotto impresa. Nel senso che anche qui si vogliono porre dei gesti concreti, come Don Flavio sottolineava molto bene, di solidarietà nei confronti delle persone che richiedono di essere accompagnate o nel cercare un lavoro o nell'aprire un'impresa o nel cercare una casa. Questioni che sono assolutamente, come dire, essenziali, no? Intorno al tema del sociale. Anche qui il tentativo è certamente ambizioso, ma non vuole essere sostitutivo rispetto ad altre azioni. Fondazione Operti, per esempio, non è assolutamente un servizio privato per l'impiego, ma, come dire, l'ambizione di accompagnare le persone in un momento di fragilità per recuperare l'autonomia, no? Quindi attraverso sull'area lavoro, borse lavoro, tirocini, contributi alle assunzioni, un'alleanza col sistema delle imprese per valorizzare anche quello che è il senso dell'impresa. Con la linea microcredito, cioè una comunità che può costruire bene comune, no? Certamente con difficoltà, fragilità, ma con l'idea di seminare, no? Se possiamo così definire, anche il Vangelo, no? Proprio in quest'ambito che spesso, come dire, in una prima vista è abitato in realtà da altre leggi, no? La competizione sfrenata, non certamente la fraternità, però ecco, il desiderio di porre dei gesti concreti attraverso opere di solidarietà che hanno l'ambizione di tracciare la strada, ecco, nulla di più, in collaborazione ovviamente con le realtà civili, le realtà laiche, le realtà economiche che sono preposte a rispondere, no? Ai temi della disoccupazione, ai temi della richiesta, no? Di produrre valore aggiunto per questo territorio, quindi col fare imprese e certamente alla richiesta di avere un tetto sotto cui abitare. Ecco, mi pare quindi di capire che fare rete per voi è molto importante. Certo, è la dimensione, come dire, costitutiva di questa pastorale, no? Non è una pastorale che ha l'ambizione di sostituire le altre realtà, ma di coordinare, di coordinarsi, di fare rete. Se vogliamo usare un'immagine cara a Francesco, sì, che ha utilizzato in Evangelii Gaudium, la Chiesa, e quindi anche questa parte della pastorale, come dire, la partecipazione della Chiesa alla sfera sociale come poliedro, no? Cioè una faccia, una delle tante facce della realtà, non il centro della sfera, no? Diceva Francesco. Quindi questo è un po', no? Lo stile che si cerca di vivere, ovviamente con le contraddizioni di una realtà che comunque è abitata da uomini, da donne, quindi con le fragilità del caso. Certo, però ecco, un lavoro appunto per mettersi insieme alle altre realtà e cercare insieme di dare risposte concrete. Sì, una delle parole che si sono usate di più, delle frasi, cioè per risolvere un po' i problemi noi sentiamo che ci vuole una rivoluzione culturale. E la rivoluzione culturale, per esempio, è riscoprire il senso profondo del lavoro, la dignità del lavoro, che per noi è partire dal Vangelo, ma è partire anche dalla nostra Costituzione. Perché la Costituzione lo sottolinea soprattutto nei primi articoli, quanto il lavoro è un diritto e un dovere, e le varie dimensioni del lavoro, che non è solo per darti la possibilità di avere il necessario, ma ha a che vedere con il senso profondo della tua vita, con tutte le dimensioni, la dimensione sociale del lavoro, la dimensione spirituale del lavoro. Cioè, e questo penso che è un nostro grande, grande compito, è mettere attorno a un tavolo un po' tutte le realtà positive che hanno cuore un lavoro buono, un lavoro buono. Questo è estremamente importante, cioè è capire che nessuno ha la soluzione in tasca. Non è, Mario Perti diceva una frase, aiutami a ricordarla bene, la frase diceva che non esiste una bacchetta magica per produrre, una formula magica per produrre lavoro, ma bisogna investire nell'intelligenza e nel cuore, e aiutiamoci a fare questo.
Assolutamente molto importante, soprattutto in periodi come questi, delicati e difficili. Con il rischio, tra l'altro, di, come dire, in una situazione di questo genere, dove è caratterizzata comunque da un forte elemento di disoccupazione, quindi anche di un elemento quantitativo, di perdere però la dimensione qualitativa di questa, esatto, esperienza. No? Certo. Quindi non il lavoro a tutti i costi, esatto, ma il lavoro buono. Questo è stato un tema di Cagliari fondamentale. Sottolineare proprio la dignità, esatto, che, esatto, rimane il troppo lavoro è una forma di schiavitù. Nel messaggio video di Papa Francesco c'è questa chiarezza, lui parla dell'angoscia e ci invita a prendere sul serio l'angoscia di tante persone che si trovano senza il lavoro. Allora, e lui fa i nomi, il precariato, il lavoro nero, il lavoro grigio, cioè la situazione, certe situazioni di precarietà uccidono le persone, certo, questa parola forte. Certo. Poi denunciare che c'è un lavoro che non è buono, tutto quel lavoro che alimenta l'industria delle guerre, per esempio. Assolutamente. Oppure noi vediamo, per esempio, in positivo tutta l'azione che anche la nostra regione sta facendo in relazione al gioco d'azzardo. Perché noi sappiamo le conseguenze, certo, che il gioco d'azzardo, certo, ha, certo, nella vita delle famiglie, nella vita degli anziani, certo, che a volte si giocano, e le ricadute sulla salute, certo, della persona, ma anche sulla salute della società. Certo, allora, certo, su questo, la questione del caporalato, su questo dobbiamo prendere posizione, dobbiamo avere il coraggio di uscire, di dire, di fare. Benissimo, grazie. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Buonasera, Domodossola. Domanda, signor Menelli. Sì, prego, ci dica. È per il figlio. Il figlio ha fatto l'ISE per la scuola. Sì. È andato alla banca, è andato alla posta, tutto bene. Alla posta hanno trovato due nostri libretti, perché l'abbiamo messo come terzo nome. Allora, può esserci un 1000 euro come 10.000 euro. Sì. Lo dobbiamo dividere per tre, è regolare? Sì, purtroppo sì. Il problema, ecco perché chi fa l'ISE molte volte ha delle brutte sorprese. Perché ci sono dei libretti che la gente si è scordata di avere anche. Perché magari il titolare è deceduto, la moglie non lo sapeva, aveva registrato dei figli. I figli fanno l'ISE e scoprono di avere dei libretti postali. Sì. La cifra va divisa per i nominativi elencati, esatto, nel libretto, viventi, ovviamente. Sì. E uno è dei buoni postali, va bene lo stesso? Certo. È lo stesso. Certo. E allora è tutto regolare? Tutto, sì, sì, tutto quello che c'è. Se c'è scritto che tre possono usufruire del beneficio, bisogna dividere in tre. Suo figlio mette un terzo. Esatto. Ok? Sì, sì. Assolutamente. D'accordo. Sì. La ringrazio, buonasera, buone feste. Buonasera. Grazie anche a lei. Tanto, auguri. Grazie. Buonasera. Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Pronto? È sempre il signor. No, è la nuova telefonata, ma le chiediamo di abbassare il volume del televisore perché c'è un'interferenza. Grazie, ci dica pure. Senta, volevo parlare con Melella, una domanda. Sì, prego, la sta ascoltando. Sono qua. Dicevo... La ci moglie dica. Scade per la pensione a quelle che scadono a gennaio, cosa devo fare? Cosa scade a gennaio? I 5 mesi, quando aggiungono i 5 mesi, lei fa i 7 mesi, li fa a gennaio. Quali sono? No, cosa vuol dire 7 mesi? Devo aspettare ancora 6 mesi o no? Ma mi faccio, cosa vuol dire 7 mesi? Quelle che sono nate del 20 giugno. Ma scusi, non ho capito. Di che anno? 7 mesi, quelle che scadono a gennaio, 7 mesi, devono aspettare no, scusi, mesi. Scusi, lei parla di chi è nato nel 52? Sì. Quando ha fatto, quando ha fatto i 64 anni? A giugno. L'ha fatta, adesso c'era 60... Allora, non la sento. 64 anni e 7 mesi, sua moglie può... Rifà il 2018. Va bene, a,└============└└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 └││└└������└└└└││││││││││││└└││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 └└└││└└└└└└└└└└└└============└============└└============└││││││││││││││││││└└└└└││││││││││││││││││││││││││││².== Mi dica. Signor Venere, forse non ho sentito bene io. I 67 anni e 7 mesi li fa a gennaio, ma non di quest'anno. Ah, 67, oh, ecco. Per cui con la vecchiaia. No,
sì, per cui se li fa a gennaio la domanda può già farla adesso. No, è complicato. Vabbè, adesso me l'hai detto. Ma scade nel 2019? No, perché va nel 2019? Ah, no. Ha detto che li completa nel 2018, cioè, in settimana. Scaderebbe 2018 a gennaio. Allora va in pensione, no? La può fare lo stesso? Certo, deve farla. 66 anni. No, vabbè, allora, no, purtroppo abbiamo dei problemi di interferenza. Sentiamo la risposta di Melelli. Allora, la pensione di vecchiaia a tutto il 2018 si va a 66 anni e 7 mesi, ok? Per cui la signora, che sa quando è nata, aggiunge 7 mesi al compleanno, da quel mese lì può andare in pensione. E la domanda la può fare un paio di mesi prima. Se invece lei va nel 2019, non è più 66 e 7 mesi, ma è 67, perché c'è l'aspettativa di vita che cresce. Per cui, detto questo, la signora veda bene, sì, com'è, vedrà in quale condizione rientra. Fare la domanda di pensione quando si matura il diritto si può fare 2 o 3 mesi prima, almeno l'INPS. Perfetto, quindi se li matura a gennaio può già andare adesso a fare la domanda, così almeno si porta avanti. Esatto. Benissimo, ringraziamo i nostri telespettatori che sicuramente saranno riusciti a sentire dal televisore la risposta di Melelli. Veniamo invece adesso al rapporto della pastorale sociale del lavoro con il sindacato. Voi tutti gli anni organizzate a livello regionale un convegno in cui appunto sono invitati anche i sindacalisti. Avete già la data di gennaio e quali saranno i temi che affronterete? Sì, quest'anno sarà il 27 di gennaio, quindi l'ultimo sabato del mese di gennaio. Il tema è innovazione e profezia. È una riflessione a partire dagli spunti di Papa Francesco in un incontro che ha avuto con il mondo del sindacato. Come pastorale del lavoro, il rapporto col sindacato è un rapporto estremamente vivo, in particolare con la CISL, per la storia, ma con il sindacato, il mondo del sindacato, con sindacalisti in generale. E in tutti i percorsi che noi facciamo, cerchiamo di metterci in ascolto di quelli che sono, noi le chiamiamo le filiere, soprattutto nel progetto Policoro, cioè di coloro che ci possono portare nell'ambito della formazione e nell'ambito dell'informazione, ma anche dell'organizzazione, ci possono portare gli strumenti necessari, per esempio per formare i nostri giovani. Quindi questo ritiro, che mi pare che era Fornero, che Don Gianni Fornero, che ha fatto parte della storia della pastorale sociale del lavoro qui in Piemonte, aveva iniziato, sono momenti importanti, sono momenti estremamente seri di riflessione alla luce di ciò che sta succedendo nel mondo, alla luce della parola di Dio, alla luce delle scienze sociali, cioè ci si interroga come veramente essere quel sindacato che ancora oggi ha tante cose da dire. Ecco, importante quindi anche una riflessione sul ruolo del sindacato oggi. Sì, è interessante Papa Francesco, che in fondo cerca di spronare tutti a ritornare anche alla propria missione, alle proprie origini, ma nel senso buono, accogliendo le sfide di oggi. Ha detto al mondo del sindacato: non esiste una società buona senza un sindacato buono. Come ha detto agli imprenditori: non esiste un'economia buona senza imprenditori buoni. Allora, ma cosa vuol dire oggi essere sindacati all'altezza, buoni, o essere imprenditori che veramente hanno cuore e quel bene comune, non il profitto? Sono temi importanti. Sì, noi a Torino, collegato ovviamente al seminario, perché un po' la riflessione, la domanda centrale è come il tema della rappresentanza oggi si declina in una società, certo, che è completamente trasformata, dove la dimensione collettiva è più complicata da intravedere nei rapporti di lavoro, no? Insomma, agganciato a questo c'è tutto il tema della trasformazione tecnologica, di questo nuovo paradigma, cosiddetta industria 4.0, che rimette completamente in discussione
il ruolo della rappresentanza all'interno dei luoghi di lavoro, quindi come dire, è una riflessione quella che faremo a partire da gennaio, che ci accompagnerà direi nei prossimi anni, e il tentativo della pastorale del lavoro è dire no, noi vi siamo amici, sosteniamo, cerchiamo di capire insieme quale può essere, no, una metodologia, una modalità di accompagnare le persone che in primo luogo hanno una responsabilità in tutto questo. Ecco di nuovo il tema del non sostituire coloro che hanno delle responsabilità a livello laico, in questo caso, no, sul tema della rappresentanza, il sindacato. Certo, no? Quindi collaborare, sì, e costruire insieme, esatto, una rete che sia, esatto, all'altezza, esatto, di dare, esatto, risposte concrete. Sì, in una realtà in cui si cercano di distruggere i corpi intermedi, noi invece sentiamo che lì bisogna puntare. Lì bisogna puntare proprio per l'aspetto della sussidiarietà, che è fondamentale per costruire una democrazia che non sia solo formale ma che sia veramente reale. Benissimo, sì, prego, certo. E questa pastorale del lavoro è solo a livello di diocesi o alcune parrocchie, rispetto ai loro parrocchiani, incominciano, come posso dire, a parlare di questi problemi che poi vengono, ok, messi insieme in sede di, e viene sviluppata una... Perché io nella mia parrocchia non vedo, come posso dire, questa volontà di parlare di lavoro, di prospettive, di ragazzi disoccupati, eccetera. Sì, va bene, cioè la Chiesa deve fare la Chiesa, certo, però è chiaro che non può dimenticarsi, certo, degli ultimi, perché poi il disoccupato, come dice il Papa, sono gli ultimi degli ultimi, senza lavoro sei morto. No? Ecco, volevo chiedere se ci sono delle parrocchie che sviluppano già questa tematica. Ma allora, innanzitutto non possiamo nasconderci dietro un dito. C'è fatica, no, nel far capire che queste questioni sono questioni che sono inerenti a una dimensione di fede. Quindi, come dire, con le comunità a volte si fa fatica a far, come dire, capire che questa è una questione di cui ci si deve occupare. Detto questo, l'esperienza che stiamo vivendo a Torino, non da pochi mesi ma da circa 20 anni, è attraverso di nuovo azioni concrete, faccio riferimento ai servizi per il lavoro, cioè a gruppi di volontari che tentano di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro, adesso lo dico veramente con due battute banali, ma la realtà di questi servizi per il lavoro ha, come dire, come obiettivo l'animazione della comunità su questi temi, quindi dire siamo vigili attraverso delle azioni concrete, ma queste azioni ci vogliono del lavoro nel nostro territorio, ovviamente nella nostra società, ampliando un po' la dimensione. Quindi sì, c'è questo tentativo, con fatica, ma è una fatica, come dire, che non vivono le chiese locali, ma sostenuta in realtà da un magistero che ha capito benissimo, sì, quello, sì, di Francesco, che queste non sono questioni, un optional, un orpello, no, della Chiesa, no? Una cosa da impallinati, ma è una questione ordinaria della vita della fede, perché come diceva Flavio prima, la pastorale sociale è una pastorale incarnata, e questo risponde a un'idea di cristianesimo. No. Assolutamente sì. Ecco, la mia ultima domanda era proprio rivolta agli sportelli di servizio e lavoro a cui accennava adesso. Sono comunque anche questa una risposta concreta? Sì, sono una risposta concreta, come tutti gli altri gesti, dicevamo, con l'idea che poi questi sono gesti che aiutano a riflettere, aiutano a pensare. C'è un bel gruppo di volontari disseminati nel nostro territorio diocesano, circa 100, che nelle parrocchie accompagnano le persone che vanno a bussare e chiedono di essere accompagnate perché sono senza lavoro. Ovviamente non sono dei centri per l'impiego in salsa ecclesiale, non hanno gli strumenti per, ma cercano di mettere le persone nelle condizioni di poter ricercare correttamente il lavoro, avere le informazioni giuste, ma soprattutto... Un servizio di orientamento, diciamo. Sì, soprattutto in realtà di non vivere questa dimensione da soli, perché il tema vero è questo, la solitudine, no? E allora di riconnettere, di ricostruire relazioni, ma l'altro, come dire, obiettivo che ci siamo dati è che questi amici, no, che hanno contatto con le persone possono riportare anche nei tavoli decisionali locali ciò che vedono, e quindi hanno anche queste progettualità una dimensione politica nel senso nobile del termine, no? Di poter riportare attorno ai, come dire, ai tavoli dove si prendono le decisioni, si elaborano le politiche, le esperienze, no? E ciò che, come dire, si intravede nel territorio, quindi hanno, come dire, una funzione di stare dentro, no? Come dicevamo prima, una rete, no? Una società, e non di costruire una cosa a parte, no? Una struttura a parte che poi dialoga, no? Ma di immergersi. Benissimo, abbiamo ancora 2 minuti prima del termine della trasmissione. Volevo chiedere a Don Luciano di fare anche lui una battuta su questo tema della solitudine, che sicuramente è un'altra emergenza forte di questo momento. Allora, come frutto di un percorso fatto dalla Commissione della Pastorale Sociale del Lavoro, la Commissione
riunisce un pochettino rappresentanti di tutte le diocesi e delle associazioni legate a noi. Ci troviamo ogni mese, abbiamo scritto una nota, il titolo è proprio Abitare le relazioni. Ecco, perché ci rendiamo conto che la questione delle relazioni è una questione fondamentale. E allora nel cammino anche delle nostre diocesi, ritornando anche a quello che raccontava lui, alla domanda di prima, cioè credere anche nel potere dei segni, quindi anche tante nostre diocesi e in tante parrocchie si stanno cercando di dare delle risposte concrete che alla fin fine magari io penso per esempio all'esperienza degli orti solidali di prossimità che è nata lì a Cuneo, ormai è già una rete di parrocchie che siamo insieme con degli inserimenti lavorativi, con tutto un lavoro anche di relazione con l'ambiente che attorno, lavorando con immigrati, lavorando con giovani invece che sono con genitori italiani. Allora tutti questi segni, questi sforzi che si fanno, fanno capire che ognuno può fare qualcosa, cioè che questa società può essere più umana, che è più giusta, più fraterna, e solo ognuno cercare di tirar fuori il buono che ha dentro di sé, i talenti, mettere in comunione i talenti che ha. Quel bellissimo discorso sulla meritocrazia che sarebbe da riflettere di Francesco, che in fondo i talenti, quello che io ricevo non è per me, ma è per mettere in comunione, certo, come dono, è un dono che ho ricevuto. E quindi anche un po' il nostro compito, quello che cerchiamo di fare. Benissimo. Noi vi ringraziamo molto per essere stati con noi questa sera. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio anche Melelli per le sue risposte ai nostri telespettatori, tutti quelli che ci hanno seguito da casa. E vi do appuntamento a martedì prossimo. Sarà la nostra ultima puntata prima dell'interruzione natalizia. E quindi vi aspettiamo tutti. Buona serata.